Ieri è stata la tipica giornata di m***a. Yeah, here we come. Tutto è andato male. Al pomeriggio dovevo fare un video che però non sono riuscita a fare per motivi vari. Mi sono un po' depressa per un po' di cose, purtroppo succedono queste giornate un po' così. E dato che vi state beccando i daily vlog, capita che non ci siano solo giornate super positive. Anzi, questo video è anche per farvi capire che sappiate che esistono delle giornate veramente pessime per tutti. E condividendo la mia vita con voi, ovvio che capita che ci siano delle giornate che proprio non vanno per il verso giusto. Poi diciamo che ultimamente è un periodo in cui mi butto giù anche particolarmente facilmente, e quindi ieri non sono riuscita a registrare niente, se non che la sera siamo state invase a casa da persone. Per fortuna hanno portato un po' di gioia nella vita, tranne per il fatto che mi hanno battuto a risico per l'ennesima volta, mortacci loro. E quindi abbiamo preparato una cena super buona, ho passato una bella serata. Quindi vi lascio alla serata di ieri, che è stata veramente super divertente. Quindi mi raccomando, arrivate alla fine del video. Domani raga esce un video stupendo, ci vediamo domani e vi lascio al video di oggi. Oggi si prepara, cosa si prepara più là? La pasta al forno! 36.000 ricette diverse. E sono tutte diverse! Woohoo! Facciamo con il ragù, nel quale abbiamo 2/3 degli ingredienti che servono per farlo. Però, insomma, chi se ne frega, no? Perché cos'è che ci serviva oltre la carota che non abbiamo palesemente? Vabbè, la carota è un po'... per fare il soffrittino ci abbiamo la cipollina, tutte cosine, i gustini. Comunque poi ovviamente ci metteremo l'ingrediente segretissimo di casa nostra, che è il ad cazzum. L'ad cazzum è un ingrediente segretissimo che utilizziamo noi, ovvero fare le cose totalmente a cazzo. Ma chissà come mai alla fine vengono bene. A tutto ce lo piazzi. Proporzioni così. Oggi mi si è pure rotto qua il tripod, quindi non posso manco appoggiarlo. Comunque, sera al posto di studiare, ovviamente, giocheremo a risico con altre 2 amiche che arrivano. Una paura! Vai, vai! Vai davanti al mio computer, vai! Dai! Grande! Oh! Auguri, buon anno! Sfumiamo con un po' di vino. Ma sei un'alcolizzata! Perché si cucina meglio, più passione. A questo punto si mette il sugo. Usare 2 pentole senza che ci fosse. Esatto. 2000 years later. L'ho lasciato rosolare per una 20 di minuti. E faccia, ma no, è veramente bella, guardalo. L'abbiamo messo anche sulla pasta. Poi uniamo e la mettiamo nel... Che fai? Niente. Come si vede, nemmeno la fronte. Arrivate le amiche, ma soprattutto lei che mi portò. Vabbè, lo censuri. Ma perché no? Grazie. Questo mi salverà la vita, anche perché il mio ovviamente si è rotto. 1 eternity later. Come sei brava. Oh, spadella, devi farci il pezzo. Ma è piccola sta padella. Dai, sì, sì, ce la fai, ce la fai. Ma è piccola. Ce la fai. Dai, se fai casino metti un fuso. No, Gesù Cristo. Oddio, che figata vloggare. Vorrei troppo avere una vita interessante da far vedere. Divertivo un botto a fa quando facevi vlog. Rumori a cazzo di cane, tagliarli veloci, ti faceva. E poi parlavo. Allora, ora farò rumori strani da editare. A porco. Aia, mi sono bruciato. Molto facile. Invitante. Ok, abbiamo la messa. Ok, abbiamo messo la pasta in forno. L'abbiamo messa in forno. Adesso bisogna aspettare 15 minuti. Oh. Lo senti il cinemino? Raga, la faccia è veramente splendida. La faccia. Scusami. La faccia della pasta. Però tu hai. Beh, oddio, speriamo che il sapore sia meglio della faccia. No, perché sennò fai domani. Qui oggi nel miglior sushi olio canette di Milano. Fake. Sto mangiando. Cosa è cogliendo a buttare? Scusa, Totta. Non dire scusa. È buona comunque. Manca un po' di sale, forse. È buona, a me piace veramente. Ok. Non ne sanno che l'unica cosa che facciamo noi è gossip e giocare a risico. Per favore. Indonesia? Oh, dillo, no? Qualcosa, qualcosa mi attacca in Indonesia. Che cos'è? Scambi la guardia. Due ragazzi. Dai, che va. Sere. È necessario? Sere. È proprio necessario? Sere. Ma se mi colpisco da sola e mi faccio male è perché sono forte o perché sono debole? Perché sei co***o. Va bene. Il giorno dopo. Oddio, cioè, quindi ora la pazzo. Comunque, alla fine ieri abbiamo giocato a risico fino alle 4 perché non abbiamo una vita. E io ora sto montando questo video. Che io mi sono suicidata per il bene. Sì, certo. Ragazzi, questo video finisce qua, eccetera. Iscrivetevi, vabbè, lo sapete, basta. Ciao. Mamma mia, che entusiasmo.